No, è ora. Allora, abbiamo parlato di decomposizione di Kalman, ricordo, dato un sistema x punto uguale a x più bu, o se volete, con una piccolissima osservazione, sistema discreto. Sia R il sottospazio di raggiungibilità che è A invariante, la precisazione che devo fare, ovviamente, diciamo nessuna ambiguità se si parla di sistema tempo continuo quando si dice che il sottospazio di raggiungibilità è invariante. Precisazione invece sul sistema discreto, se vogliamo che il sottospazio di raggiungibilità di cui noi stiamo parlando sia invariante, vuol dire che stiamo parlando del massimo sottospazio di raggiungibilità, va bene, nel massimo numero di passi, diciamo, non stiamo parlando del sottospazio di raggiungibilità in un passo, che è l'immagine di B. Va bene, perché non è invariante, in generale neanche in due passi, perché l'immagine di B a B non invariante, quando è che risulterà invariante? Almeno quando il numero di passi è uguale o maggiore, va bene, all'indice di raggiungibilità. E allora il sottospazio relativo per arrivare fino ad A, la R-1 per B, arrivando ad A, la R-1 per B, diventa un sottospazio invariante. Allora, se R è un sottospazio invariante, possiamo scegliere una sua base, costituita, diciamo, dimensioni R del sottospazio da R vettori linearmente indipendenti, e poi completiamo questa base a una base di tutto lo spazio, ottenendo, giustapponendo questi vettori, una matrice quadrata non singolare perché è una base di tutto lo spazio. Come l'abbiamo chiamata l'altra volta? T grande? Come? U. Allora, se effettuo una trasformazione di algebrica equivalenza sul sistema di partenza, cioè diciamo se pongo x uguale ad u per x tilde, otteniamo ovviamente che, lo scrivo soltanto per il sistema continuo, dovrei scrivere x tilde di k più 1 se è discreto, ma è la stessa zuppa, uguale a 2 alla meno 1 a per u per x tilde, lo sappiamo, più u alla meno 1 per b per u. Dove a questo punto questa matrice assume l'aspetto, chiamiamola A tilde, e assume il seguente aspetto: A 1 1 tilde, dimensione quadrata, R per R, di dimensioni quindi pari alle dimensioni del sottospazio di raggiungibilità, va bene, A 1, 2, in generale rettangolare, ecco importante, qui 0, questa sottomatrice rettangolare è nulla, l'abbiamo visto l'altra volta, e qui altra matrice quadrata a 2, 2 tilde di dimensioni ovviamente pari ad n-r. E quindi otterremo che x tilde punto uguale questa matrice per x tilde più
u alla meno 1 per b viene un b1 tilde, va bene, che sarà in generale diverso da 0 fino alla erresima riga compresa, va bene, e il resto tutto 0, in quanto b appartiene all'immagine, al sottospazio di raggiungibilità che è invariante. Allora, abbiamo detto, anche fatto un disegnino, non lo ripeto, va bene, che questo significa che possiamo suddividere il nostro sistema in due sottosistemi. Il primo con matrice dinamica A11 tilde, matrice di ingresso rispetto a U, B1 tilde, e poi il primo, questo primo sottosistema, va bene, ha anche come ingresso, posso vederlo così, A12 tilde moltiplicato x con 2 tilde, x tilde anche questo lo suddividiamo in x1 tilde puntolini, x2 tilde in due sottovettori, il primo lungo r e il secondo lungo n-r, va bene? Ovviamente il secondo sottosistema che mi dà x2 tilde, che sarebbe A22 tilde x2 tilde punto uguale ad A22 tilde per x2 tilde, basta, non c'è altro, va bene, è un sottosistema che evolve liberamente e che ovviamente se parte da stato iniziale nullo mi dà un x2 tilde sempre zero, ovviamente, perché l'ingresso è nullo e quindi non influisce affatto sul primo sottosistema, che significa che la risposta forzata ad un qualunque ingresso U del sistema è decisa dal primo sottosistema A11 tilde per x con 1 tilde. Ci sarebbe più A12 per x con 2 tilde, ma sparisce, perché x con 2 tilde nella risposta forzata è sempre uguale a 0, poiché si parte da stato iniziale nullo, più b1 tilde per u. Gli autovalori di questo sottosistema, che saranno gli autovalori di a11 tilde, non mi ricordo se l'ho detto, li chiamiamo autovalori interni al sottospazio di raggiungibilità. Mentre gli autovalori di A22 tilde li chiamiamo autovalori esterni al sottospazio di raggiungibilità. Avranno una loro funzione importante. Oh, attenzione, osservazione. Ovviamente il discorso fatto, noi l'abbiamo fatto per un sottospazio di raggiungibilità. Per il sottospazio di raggiungibilità, ma vale pari pari per un qualunque sottospazio invariante. Se c'ho un sistema x punto uguale a x più b per u, sia s un sottospazio invariante, allora se prendiamo una base u con 1, u con 2, u con s di S sottospazio invariante, ne facciamo un completamento, qualunque esso sia, a una base di tutto lo spazio, chiamiamo questa matrice U ancora, va bene, ed effettuiamo sul sistema, va bene, una trasformazione di similitudine, cambierà qualcosa rispetto allo sottospazio invariante. Va bene, ora vediamo. E quindi ancora x uguale ad u per x tilde, otterremo x tilde punto uguale una matrice u alla meno 1 a per u, che sarà ancora, visto che abbiamo preso questa base, di questo tipo. A 1 1 tilde, a 1 2 tilde, 0, a 2 2 tilde, qui viene ancora 0 per x tilde. Più, ecco cosa succederà, il B non avrà una seconda parte nulla, avrà la seconda parte nulla solo se le colonne di B appartengono
sono vettori che appartengono ad S, e allora la seconda parte sarà nulla. In generale, se non appartengono ad S, B sarà quel che sarà. Evviva. Questa era l'osservazione, che questa decomposizione in definitiva della matrice può essere fatta qualunque sia il sottospazio, purché invariante, che io prenda. Allora, dicevo che gli autovalori di A11 sono, li chiamiamo, interni al sottospazio di raggiungibilità. Ma può sorgere un dubbio su questa definizione. È chiaro che se dico autovalori interni al sottospazio di raggiungibilità, il sottospazio di raggiungibilità è uno soltanto, questi autovalori interni dovranno essere una proprietà strutturale del sistema in esame. Come li abbiamo ottenuti? Scegliendo una base del sottospazio di raggiungibilità, completandola e facendo la trasformazione di algebriche equivalenze. Ma esiste una sola base del sottospazio di raggiungibilità? No, ne esistono infinite. Qualunque insieme pari ad R, sue dimensioni, costituito da R vettori appartenenti al sottospazio di raggiungibilità linearmente indipendenti, costituisce una base. Se cambio base, quindi, cambierà l'aspetto della matrice a tilde. O sempre con lo zero a sinistra, perché quello dipende dal fatto che ho scelto una base come prima parte di U, ma le altre matrici A11, TLD e così via cambiano. Rimangono inalterati gli autovalori. Se rimangono inalterati, ovviamente, allora sì, posso parlare senza ambiguità di autovalori interni al sottospazio di raggiungibilità e diventano una proprietà strutturale del sistema. Se invece cambiano, vuol dire che vi sto raccontando le barzellette. Ebbene, non posso definire autovalori interni ed esterni, perché dipenderebbero dalla base che ho scelto. È ovvio che qualunque sia la base del sottospazio di raggiungibilità che io scelgo, va bene, detti autovalori di A11 rimangono inalterati, come ovviamente gli autovalori di A22. Infatti, siano U ed S due diverse basi del medesimo sottospazio, quello di raggiungibilità, ovviamente costituite da R autovettori diversi, ovviamente. Allora, se noi facciamo una O e questi li completiamo entrambi e chiamiamo U ed S le matrici ad una base di tutto lo spazio, come abbiamo fatto prima. Ottengo due matrici diverse, una la chiamo U, l'altra la chiamo S. Cosa hanno in comune queste matrici? Numericamente niente, va bene? Hanno in comune soltanto il fatto che i loro primi R vettori costituiscono una base del medesimo sottospazio. E quindi i primi R vettori di S, ad esempio, sono esprimibili, ciascuno di questi è certamente esprimibile, come una combinazione lineare dei primi R vettori di U, mentre gli altri no. D'accordo? Allora, vediamo un po'. Se applico la trasformazione U, ottengo sulla matrice A, A tilde uguale U alla meno 1 A per U, che sarà uguale ovviamente a A11 tilde, come abbiamo visto, A12 tilde, 0 A22 tilde. Se applichiamo S, otterremo A cappuccio
uguale ad s alla meno 1 a per s uguale a 1 1 cappuccio, a 1 2 cappuccio, 0 ancora lì sì, a 2 2 cappuccio. Cos'è che voglio far vedere? Che gli autovalori di a 1 1 cappuccio sono i medesimi di a 1 1 tilde. Basta questo, va bene, per dire che gli autovalori di a 2 2 tilde, va bene, che sono gli altri, quelli che rimangono, sono uguali agli autovalori di a 2 2 cappuccio. Queste due matrici sono tra loro simili? Sì. Perché? Perché sono simili alla medesima matrice A. E quindi per la proprietà transitiva della similitudine, va bene, sono simili fra loro. Qual è la matrice che trasforma per similitudine l'una nell'altra? È la seguente. Da questa relazione possiamo ricavare che A è uguale a questa qui. Va bene. A uguale ad E. A uguale ad S a cappuccio S alla meno 1. E se lo sostituisco qui dentro otteniamo A tilde uguale U alla meno 1 per S A cappuccio S alla meno 1 per U. E chiudiamo queste tra parentesi. Facciamo la matrice di trasformazione, quindi è S alla meno 1 per U, la cui inversa è U alla meno 1 per S, e quindi si capisce che questa è la matrice di trasformazione da A tilde in A cappuccio, o viceversa, la sua inversa è la trasformazione da A cappuccio in A tilde. Va bene, per similitudine. Ora vediamo la struttura di questa matrice, o di questa è lo stesso. Va bene. U alla meno 1 per S uguale. Scriviamola così. U con 1, U con 2, U con R, UR più 1 puntolini, U con N inversa per S. Primo vettore di S è S1, ma abbiamo visto prima che S1 è una combinazione lineare di quali vettori? Di U con 1, U con 2, U con R, essendo S un vettore appartenente, ovviamente ne forma una base particolare, al sottospazio di raggiungibilità, quindi può essere espresso come combinazione lineare dell'altra base. Diamine. E quindi scrivo qui somma di alfa per U, intendendosi con U mi fermo ad UR, poi non c'è nient'altro. La seconda colonna è somma di cambi di coefficienti, beta per U, puntolini, fino alla erresima colonna. Somma di puntolini per U. E poi qui ci sarà S con R più 1, puntolini, S con N, chiuso. Devo fare questo prodotto, mi interessa vedere una cosa, che è la seguente. Cominciamo e suddividiamo la matrice che risulta, va bene, in sottomatrici. La prima, R per R, ovviamente con R intendo le dimensioni del sottospazio di raggiungibilità, quindi il numero dei primi vettori di quelle matrici, va bene. Mi interessa sostanzialmente questa matrice qui, ma vediamo un po' di ragionarci un momentino. Il primo elemento qui, che cos'è? La prima riga dell'inversa, di questa inversa, moltiplicato la prima colonna. Ricordo che la prima riga dell'inversa, va bene,
moltiplicato una qualunque colonna U con 2, U con 3, U con R da 0, perché è l'inversa di U, va bene, e da 1 se moltiplica la colonna U con 1, la prima. Analogamente la seconda riga di quell'inversa, se moltiplica U con 2 mi dà 1, se moltiplica le altre colonne mi dà 0. Allora, qui ci sarà un coefficiente. Qual è quel coefficiente tra questi alfa che moltiplica U con 1? Perché la prima riga dell'inversa ha moltiplicato le altre colonne, U con 2, eccetera, da 0. Qui cosa ci sarà? La seconda colonna è questa, va bene? La prima riga dell'inversa ci sarà il beta che moltiplica U con 1, ma quindi un valore, va bene, che sarà quel che sarà, in maniera perfettamente analoga, va bene? Questa sarà una matrice con dei valori, va bene? No. Quali sono? Saranno quegli alfa, beta, gamma e così via che abbiamo detto. Questa qui invece, vediamo un po', cosa devo moltiplicare per ottenere questo? Queste sono R righe. Allora la R più unesima, faccio il discorso soltanto per questa riga, riga dell'inversa moltiplicato la prima colonna, ma la prima colonna è una combinazione lineare soltanto di U con 1, U con 2, U con R. E la R più unesima riga dell'inversa, moltiplicata ciascuna di queste colonne, dà sempre 0. Perché darebbe 1 con la R più unesima colonna. E allora, con analogo ragionamento, si vede che questa matrice è tutta nulla. Poi qui verrà qualcosa, non me ne importa cosa. La struttura quindi sarà di questa matrice, che mi consente di passare per similitudine da A tilde ad A cappuccio, è del tipo R11, chiamiamola, 0, R12, R22. Chiamiamola R, questa matrice, eccola qui, con R abbiamo calcolato questa qui, e quindi A tilde uguale ad R A cappuccio, ovviamente per R alla meno 1. Se questa è R, R alla meno 1 che razza di matrice sarà? Sarà la seguente. R11 inversa, qui ancora 0, R22 inversa, qui sopra una matrice che non mi interesserà eccessivamente, ma la scrivo per completezza, qui c'è la matrice R11 inversa per R12 per R22 inversa. È ovvio, scusatemi per l'osservazione, che sia R11 che R22 sono matrici quadrate invertibili, cioè non singolari, perché basta che una delle due sia singolare e sarebbe singolare tutta la matrice, contro l'ipotesi che quella matrice deriva da basi, va bene, del sistema, che sono matrici quadrate non singolari. E allora facciamolo questo conticino, con R questo ed R tilde e R alla meno 1, questa qui. Facciamo prima cosa? A tilde per R alla meno 1, cioè per questa matrice, ma A cappuccio è A11 cappuccio, A12 cappuccio, 0, A22 cappuccio. Allora, R per la seguente matrice. Questo gruppo di righe per questo gruppo di colonne viene A
1-1 cappuccio per, mamma mia, viene a 1-1 cappuccio per R1-1 inversa più A1-2 cappuccio per 0, e quindi rimane soltanto questo. Va bene. Qui viene, primo gruppo di righe, verrebbe A1-1 cappuccio per questa matrice più A1-2 cappuccio per R2, verrà qualcosa, non me ne importa niente, non 0, va bene. Qui viene 0 per R1-1 inversa più A2-2 cappuccio per 0, tutto 0 e rimane 0. E qui viene A2-2 cappuccio per R2-2 inversa. Per ottenere il risultato, cosa mi basta? Mi basta moltiplicare per R, che è del seguente tipo. Quindi lo scrivo direttamente qui. Che è R1-1, R1-2, 0, R2-2, ottenendo cosa? Uguale a questa matrice. Questa prima matrice qui è R1-1 per questo, più R1-2 per 0, e quindi risulta R1-1 A1-1 cappuccio per R1-1 inversa. Qui resta 0, qui verrà quel che verrà, non me ne importa niente, qui sotto viene seconda riga per secondo gruppo di righe per secondo gruppo di colonne, 0 per questa matrice sparisce, R22 per questa, e quindi R22 per A22 cappuccio per R22 inverse. Siamo arrivati in fondo, perché tra questa matrice e questa cosa c'è? C'è una trasformazione di similitudine attraverso la matrice R1-1, e quindi gli autovalori non cambiano, sono gli stessi. Analogamente, se vogliamo, non superfluo, sovrabbondante, va bene, ma tra R1 A1, che questo qui sarebbe A1-1 tilde, questo lo riscrivo, ho sbagliato a indicare prima, R1-1 A1-1 tilde R1-1 inverso, va bene, ovviamente è uguale ad A1-1 tilde, e questa seconda qui R2-2 A2-2 cappuccio R2-2 inverso è uguale ad A2-2 tilde. Ora, questa matrice, queste due matrici sono state ottenute attraverso una base dello spazio di stato. Queste due matrici attraverso un'altra base, non dello spazio di stato, del sottospazio di raggiungibilità, va bene? Ma il risultato è che le sottomatrici A1-1 cappuccio e A2-2 e A2-2 cappuccio hanno gli stessi autovalori di A1-1 tilde e di A2-2 tilde. Per cui
Gli autovalori cosiddetti interni ed esterni al sottospazio di raggiungibilità sono ovviamente a questo punto indipendenti dalla base del sottospazio di raggiungibilità che ho scelto. E ho tutto il diritto di parlare di autovalori interni ed esterni, essendo univocamente identificati dal sottospazio. Ovviamente ciò è anche vero qualunque sia il sottospazio S purché sia invariante. Io faccio una trasformazione del tipo attraverso il sottospazio S, posso sempre parlare di sottospazi, di autovalori della matrice A interni al sottospazio S purché invariante e di autovalori esterni al sottospazio S, ovviamente sempre purché invariante. Ne approfitto per e quindi, attenzione, prima di approfittare per fare delle osservazioni, quindi questa è la cosiddetta decomposizione di Kalman rispetto al sottospazio invariante di raggiungibilità. E mi permette di individuare, abbiamo detto, autovalori interni ed esterni. Approfitto dell'occasione per fare un discorsino sui sottospazi invarianti. Può sorgere la domanda, data una matrice A, che opera ovviamente su uno spazio vettoriale X, matrice quadrata, e quindi un endomorfismo da X ancora su X. Quanti sono i sottospazi invarianti, va bene, identificati dalla matrice A rispetto ad A? Innanzitutto, primo quesito, sono un numero finito, sono un numero infinito, punto interrogativo, e come faccio ad individuare se un certo sottospazio S è invariante? Uno dice, va bene, per vedere se un sottospazio S è invariante, prendo un qualunque elemento di S e faccio A per questo elemento, vediamo se appartiene ancora ad S, va bene. Ma ciò lo devo verificare qualunque sia un vettore di S. Siamo d'accordo? Bene, c'è un'altra tecnica per vedere quali sono i sottospazi invarianti. Affermazione. Data una matrice A, un sottospazio, un sottospazio è invariante rispetto ad A, ovviamente, se e solo se, condizione necessaria e sufficiente. Detto sottospazio ammette una base costituita da catene anche incomplete di Jordan. Le catene di Jordan le conosciamo tutti, va bene, si spera. Cos'è una catena incompleta? Va bene. Se prendiamo un autovalore lambda cui è associata, ad esempio, una catena costituita da U con 1, 1, U con 1, 2, puntolini, fino a U con anno to S, lunga S quindi. Questo è autovettore proprio, va bene, e gli altri sono autovettori generalizzati della catena di Jordan. Per catena incompleta indichiamo, va bene, un insieme di elementi di questa catena che a partire dal primo arrivano fino a un certo R, quello che voglio io. Questa è una catena incompleta, cioè una catena incompleta è se U con R, se ho U con R appartenente a questa catena incompleta, appartengono a questa catena anche U con R-1, U con R-2, puntolini, U con 1. Può darsi che siano esclusi, va bene, gli altri, quelli, gli autovettori generalizzati di ordine superiore. Allora, dicevo che un sottospazio è invariante se e solo se ammette come base un insieme di catene anche incomplete di Jordan. Se
la condizione sufficiente. Se S ha una base costituita da catene anche incomplete di Jordan, va bene, allora invariante, prendiamo un qualunque vettore S piccino appartenente ad S grande, allora questo S piccino, se appartiene a S, può essere espresso come combinazione lineare, va bene, degli elementi della base e quindi degli elementi di catene incomplete di Jordan. Va bene? Allora A per S uguale a somma di A per i diversi U moltiplicati dei coefficienti. Va bene? Ma A moltiplicato una qualunque di questi vettori, va bene, dà sempre un elemento appartenente ad S, perché A per U con I, se vi ricordate, U con I, autovettore generale, se è autovettore uguale a lambda per U, va bene? Se è autovettore generalizzato è uguale a lambda autovalore associato per U alla I, va bene, più U con I meno 1. E quindi è una somma di due elementi sempre della stessa base, perché se ci appartiene U con I alla base, ci appartiene anche U con I meno 1. Quindi, se un sottospazio ammette come base un insieme di catene anche incomplete di Jordan, è certamente invariante. Viceversa, se è invariante, allora ammette come base un insieme di catene di Jordan. Lo accenno, un pochino più noiosa la dimostrazione, va bene, e ha bisogno della decomposizione di Kalman, sia la A la matrice, S il sottospazio invariante. Prendiamo una base di S, qualunque essa sia, non dobbiamo dimostrare che esiste una base di autovettori, quindi non posso parlare, prendiamo di una base di autovettori, no. Prendiamo una base di S, qualunque essa sia, e su questa facciamo una decomposizione di Kalman della matrice A, ottenendo una matrice A11 tilde, A12 tilde, 0, A22 tilde. In questa forma quali sono gli autovettori? Prendiamo A11 tilde, che è una matrice di ordine R pari alle dimensioni di S. I suoi autovettori sono vettori lunghi S, diciamo U con 1 puntolini, va bene, eventualmente catene di Jordan, va bene, sono vettori lunghi S, li completiamo con sottovettori nulli per arrivare a N. La lunghezza è pari alle dimensioni di S, chiamiamola come si vuole. Va bene. È perché sono autovettori di questa matrice A11 tilde, che ha dimensioni pari, va bene, alle dimensioni di S. Siamo d'accordo? Allora completiamo questi autovettori lunghi, ho detto S, continuiamo a dire S, va bene, ma è sottinteso, con, per arrivare ad N, con un altro sottovettore, però tutto nullo. Bene. Un vettore di questo tipo è autovettore di tutta questa matrice, secondo ovviamente la nuova base, va bene, quella che io ho scelto di S. Difatti, se facciamo questa matrice per questo, mi dà A11 per U con 1, A11 tilde per U con 1, ma A11 tilde per U con 1, U con 1 è autovettore eventualmente generalizzato, mi dà lambda per U con 1 più eventualmente autovettore generalizzato di ordine inferiore,
E quindi diciamo che qui c'ho lambda u con 1, va bene, e qui ovviamente questo secondo gruppo di righe per questo 0. Allora, va bene, A1, 1, diciamo questa matrice ha autovettori, questi, va bene, che costituiscono nella nuova base una base del sottospazio, una, diciamo sono associati ad A1, 1 e quindi pensarci sopra un istante, costituiscono una base del sottospazio invariante. Se volete si torna indietro, va bene, attraverso la matrice di trasformazione di similitudine, e ottengo che questa base è una base di autovettori, quindi di catene anche incomplete di Jordan. Curiosità: i sottospazi invarianti di una matrice A sono il numero finito o infinito? Sì. Pensateci sopra un istante, vediamo se qualcuno sa rispondere. Cioè, i sottospazi invarianti associati ad una matrice A, ovviamente, sono in numero finito o in numero infinito? Dovrebbe essere abbastanza evidente dopo aver detto ciò che abbiamo detto. Com'è? Infinito. Bisogna distinguere. Se la matrice A è ciclica, allora sono in numero finito. Se la matrice A non è ciclica, allora sono in numero infinito. Supponiamo ad esempio che la matrice A sia ciclica e addirittura per semplicità supponiamo che abbia autovalori tutti distinti. Vogliamo vedere quanti sono i sottospazi invarianti? Cominciamo. Sottospazio invariante di dimensione 0. C'è, che cos'è? Il vettore 0, sottospazio banale finché si vuole. E quindi dimensioni dei sottospazi invarianti. Dimensione 0, ce n'è uno, il sottospazio costituito dal solo vettore 0. Diciamo che il numero è n su 0. Che vale 1. Sottospazi di dimensione 1. Sottospazi invarianti di dimensione 1. Cosa sono? Sono delle rette, ma che sono associate a che cosa? Ovviamente a ciascun autovettore sarà associata una retta che è un sottospazio invariante e che ha come base giustamente quell'autovettore. E quindi se ha come base un autovettore è certamente un sottospazio invariante, ammette come base un insieme di autovettori. Quanti sono gli autovettori? Sono n. Quindi quanti sono questi sottospazi invarianti di dimensione 1? Quando la matrice non è ciclica sono ovviamente n su 1 e quando tutti gli autovalori sono linearmente indipendenti. Tutti gli autovalori sono diversi, sì, scusate, linearmente indipendenti. N su 1 che è uguale ad n. Va bene? Dimensioni 2 del sottospazio invariante. Allora, un sottospazio invariante si ammette come base, quando gli autovalori sono tutti diversi, due autovettori. Deve ammettere come base un insieme di autovettori, se ha dimensioni 2, due autovettori, cioè il primo e il secondo, ad esempio, nell'ordine che è. Poi il primo e il terzo,
il primo e il quarto e così via, ma non basta, il secondo e il terzo. In definitiva, va bene, tutte le coppie, va bene, di elementi estraibili da un insieme di n elementi, se vi ricordate questo numero, numero delle combinazioni a 2 e a 2 estraibili da n elementi, è n su 2 coefficiente binomiale. E ormai il gioco è fatto, dimensioni 3, va bene, sarà pari, l'insieme di sottospazi invarianti di dimensioni 3 sarà pari alle terne, va bene, che posso estrarre da un insieme di n elementi che sono gli autovettori. E quindi sono n su 3, dimensioni alla fine n meno 1 sarà n su n meno 1, e alla fine c'è anche un sottospazio invariante di dimensioni n. Che cos'è? Tutto lo spazio. Quindi 1 ancora, n su n. Allora, nel caso di matrice con autovalori cambia qualcosina, anche se la matrice è ciclica, va bene? Ma c'ha un blocco di Jordan associato a un autovalore, cambia qualcosina, però in questo caso banale, autovalori tutti distinti, l'insieme di sottospazi invarianti sono in numero pari a somma per i che va da 0 ad n, di n su i. Questo è il numero di sottospazi invarianti. Se invece la matrice non è ciclica, allora esiste un autovalore che ha certamente due blocchi di Jordan, almeno un autovalore che ha due blocchi di Jordan, e quindi esiste almeno un autovalore, diciamo così, che ha due autovettori, va bene, linearmente indipendenti, autovettori di ordine 1, basta questo. Ma se a un autovalore lambda corrispondono due autovettori, quindi molteplicità geometrica, diciamo due, di quell'autovalore, anche qualunque combinazione lineare di questi due autovettori è ancora un autovettore. E quindi, diciamo, questi due autovettori, 1 e 1, 2, individuano un piano, e qualunque elemento di quel piano è ancora autovettore. E quindi qualunque elemento di quel piano può far parte di una base di un sottospazio invariante. Ovviamente quanti sono? I vettori di un piano sono infiniti e quindi ci saranno infiniti sicuramente sottospazi invarianti. Questo deriva dalla non ciclicità, va bene, della matrice. Se la matrice è ciclica, invece, i sottospazi invarianti sono in numero finito, va bene, e nel caso che gli autovalori siano tutti distinti, va bene, il loro numero è questo. Va bene. Se non sono distinti cambia qualcosina, non posso fare esattamente questo ragionamento, cambia un momentino il numero di autospazi invarianti, sempre finito. Va bene, io vi auguro buona Pasqua e ci vediamo giovedì prossimo. Grazie.